Rieccoci qua con la puntata del venerdì. Questa volta Oktoberness, come l'altra volta, si trasforma in Spooktoberness. Oggi giochiamo a Nosferatu. Intanto avvio e vi faccio vedere. Vado full screen. Della seta del, no del 94, se non sbaglio. Sì, 94 in Giappone e 95 in Nord America. Quando la luna tinge di rosso, un pipistrello parte e cambia forma in umano per trovare la prossima vittima. Bellissimi sprite, bellissime animazioni. Suo nome è sussurrato nella paura. Nosferatu, creatura della notte. In pochi hanno visto la sua faccia e sono sopravvissuti per parlarne. Nessuno si è avventurato nel palazzo, no, nel posto, vabbè, comunque dove abita lui. Ogni notte, trasformandosi in pipistrello lupo, cerca per sangue innocente un vampiro. Nessuno sa appunto il destino di quelli che sono stati catturati, ma il nostro amico, che si chiama, adesso l'avevo letto adesso, Kyle, va verso appunto questo palazzo maledetto per salvare la sua girlfriend, che è Erin, che è quella che abbiamo visto rapita da Nosferatu, il vampiro. Vabbè, il resto qua mi ero letto un po' di cose. Andiamo su configuration. Bellissima la foto così. Noi giochiamo a normal, perché non vogliamo che, come l'ultima volta, non ci fa vedere il finale vero, anche perché vabbè, solo poche volte è successo. Abbiamo sempre giocato a normal. Ci sono, sì, jump e attack, ma in verità possiamo fare diverse cose. Ok. Comunque ci avvaleremo, come al solito, dei salvataggi in caso succeda qualcosa. No, sistemavo la chat, perfetto. Filmati molto belli. Poi vedremo anche che in game questo gioco è molto figo. Ah, ok, subito così. Facciamo shift F1 e salviamo. Ok, siamo chiusi qui dentro. Non è un solito picchiaduro scorrimento. Possiamo andare in modalità botte. Poi, se premiamo su, torna normale. Avvio qua perché da piccolo già lo sapevo. È una pseudo blind run. Perché io non. Oh, attenzione! Non l'ho mai finito. Però oggi lo volevo provare per voi. E praticamente sono riuscito ad arrivare a. Boh, si riesce a giocare tranquillamente. Vabbè, questi li lasciamo perdere. Il gameplay è molto simile a per chi già ha visto. Ha un Prince of Persia, quelli vecchi, chiaramente. Ok. Quindi sì, possiamo andare su e giù, insomma, è un pieno di corridoi in questa maniera. Adesso qua c'è una scolopenda, in teoria. Perché non. Ah, eccola. Il gameplay è molto simile, però aggiunge degli elementi, una specie, io lo chiamerei tipo una fusione tra un Splatterhouse, visto che anche la storia è similare. Dai, dai, prendiamo. Che questo ci dovrebbe essere. Ah, un cristallo, che non ho capito cosa fanno, ma non ci interessa. Perché alcuni aumentano anche la vita. Vedi, salti alla Prince of Persia, calibrati. Possiamo entrare nelle porte. Qua, se non sbaglio, c'è quello che ci aumenta un po' la vita. Esattamente, di uno scacchetto. Tanto mi piace che puoi vedere cosa succede dall'altra parte, ma adesso non ci interessa. Qua non si poteva entrare, no.
Allora, questo non vedevo l'ora di portarlo. Aspetta, quando sono in modalità combattimento. No, non succede niente. Che poi in verità non è che entri in modalità combattimento. Premendo una volta, attacco. Ecco, adesso devo stare attento perché c'è sto tizio che mi scoccia sempre. Via, via, via. Ah, posso fare anche. Questo perché è immortale, si rigenera ogni tot. Poi ci sono questi cristalli, vi dice tempo, cristallo e la vita. Quando io vado, faccio delle manovre un po' troppo elaborate, mi tolgono i cristalli. Adesso poi vediamo, adesso faccio Shift F1. Oppla. Esatto, perché possiamo fare anche la slide. Ecco, io qui salvo perché l'ultima volta per fare le prove sono morto e ricominci da capo. Quindi noi per evitare tutto ciò facciamo questo trucchetto che appena si muove a posto. Le animazioni mi sono sempre piaciute di sto gioco, sin da piccolo. Però ti dico, non l'ho mai finito. Lui, allora, penso che siamo in un'ambientazione, diciamo, contemporanea, perché lui comunque c'ha la felpa, come è un tipo tosto. Ok, ho salvato. Io lì ho aperto il cancello, però qua mi ricordo che è meglio passare sotto perché ci sono dei tizi che danno un botto di fastidio. No, no, vedi, tolgono una sbaccola e non si può fare niente. Quindi io, sai che ti dico, scendo, mi hanno tolto già due tacche, mi scoccia parecchio. Anche lui droppa uno di questi cristallini. No, voglio dire se in qualche modo potevo usarli, ma neanche nella guida che ho visto. Boh, non lo so cosa servono esattamente. Oh, già questo. Allora, vedi, già ne ho perso uno, due per far sta cazzata. Ok, me ne da uno. Aia, vedi. Aspetta, fammi, devo prendere la rincorsa. Beh, già che abbiamo sconfitto la creatura di Frankenstein. Ah no, forse perché ho capito. Devo premere in questa maniera. Oh, cazzo, allora, prima l'ho fatto in 2 secondi. Oh, perfetto. Scendi pure, non succede niente. Qua, cos'è meglio fare? Ah sì, mi ricordo. Con quella pressione apriamo lì, ma noi andiamo su. Ci sarà un secret, un secret. Qualche bonus. Oppla. Qua neanche a pensarci, era palese. Perfetto, 4 cristalli. Mamma mia. Oh, ci abbiamo 30 secondi. Vabbè, per arrivare qua. Ah, magari c'era qualcosa di utile in quel. In quello scrigno. E qua c'è il primo boss, che come per un altro gioco che abbiamo visto insieme. Che qua me l'ho accucciato, cioè proprio. Chi mena per primo mena due volte praticamente.
Non mi ha neanche lanciato una volta. Cioè, capito? Lo sto giocando a normale, senza trucchi. Io perché mi ricordo che era incredibile. Bella sta animazione qua. Poi si è messo in una posa quasi marziale. Ah, oh, ci sono le cutscene che io le avevo skippate. Guardiamole insieme. Ma che roba, mostruoso. Musiche veramente fighe, però cos'è? Oggi ho scoperto forse un difetto, forse... Oh, personale, niente. Che secondo me i livelli sono ripetitivi un bel po', nel senso, per carità, ci sono più combinazioni, però adesso vi faccio vedere. Ecco, appunto. Oh, via. Ok, infatti qua salvo un attimino. Questo l'avevo fatto easy, però un attimo. Guardiamo cosa succede. Se io cado qui e poi vado qui. Avrei dovuto triggerare qualcosa. Ah, questa... Ah, ok. Io spero sempre di trovare quello della vita. Ne ho trovato solo uno. Magari era dall'altra parte. Mamma mia. Shift F1. Volevo dire una cosa, mi sono scordato. Ah sì, che alla fine lì sopra non c'era niente di che. E mi faceva fare il giro così e siamo qui, comunque. Qua cadiamo. Qua facciamo così e spingiamo. Ah sì, che i livelli sono tutti uguali. Perché le musiche sono fantastiche. Però almeno tipo su Splatterhouse, per dire, no? Per dirne uno qualunque. I livelli erano molto vari. Ho sbagliato, paura. Via. Shift F1. Perché qua veramente non si sa cosa può succedere. Ecco appunto, tipo brutto. No, voglio provare a sconfiggerlo. No, forse è meglio di no. No, perché l'altra volta ho praticamente skippato la situation. Perfetto. No, questo è un infamone. Ok. E quindi dicevo che i dungeon sono tutti uguali. Perché questo schema poi si ripete. Allora, qua è chiuso. Mi ricordo, allora, il primo lancerà la freccia 100%. E il secondo così, ma lui... dai che l'ho saltato. Adesso no. Voglio provare. Visto che ormai sappiamo. Esatto. Ma dai, ma perché me la... Ops, spoilerino. Quello è un salvataggio di oggi. Perché me la trigger lo stesso, al contrario? Ok. Sì, perché c'ho il salvataggio di oggi per capire com'era il gioco. Voi non avete visto nulla, chiaramente. Vabbè, come avete visto non è che cambiava troppo il livello. Andiamo qui. Ok, forse era meglio. Era meglio andare di là, non lo so. Di là magari c'era un bonus, non lo so.
Ok. Come Prince of Persia ci insegna, e dicevo, infatti ha un gameplay simile a Prince of Persia, quindi storici, no? Il, lo sprite è piccoletto e va in questi livelli che si sviluppano anche in altezza, chiaramente. E c'è la corsa, capito? Il pupetto non è proprio, è un po' goffo, io devo percorrere, ha questa specie di frenata, insomma. Oh. Però mena come un fabbro i mostri. Come il buon Rick Taylor di Splatterhouse. Andiamo su invece. Peligroso, qua. Però come faccio a fare la scivolata in 2 metri? Ce la faccio? Aspetta, ce la voglio provare perché deve essere una manovra. No, mi sa che lì ci si può solo tornare da lì. Oppure io, vabbè, non so se. Visto che è quasi una blind run. Ok. Ah, qua ci sono gli infami, ho capito. Io tengo premuto per arrivare prima possibile. Non lo so. Qua avevo paura che sgappasse fuori qualcuno. Ok. Andiamo a esplorare un attimo qui. Niente da fare. No, e quindi? Questo non lo posso più premere. Sì, questo me lo ricordo. Ok. Ma quindi cosa cambia se io la. Ah, io no, aspetta, ho sbagliato. Se io salto di qua, no? Ma mi sa che no, non cambia niente. Vabbè, non ci andiamo a complicare la vita. E andiamo qua. Ah no, qua infatti non bisogna andare, che mi ricordo era chiuso. Infatti è molto strana quella stanza lì. Non c'era proprio niente, boh. Poi in verità anche l'ultima puntata di Spooktober SNES, cioè di October SNES, che è uno Spooktober. Sarà una blind run di un gioco SNES horror ancora più complesso di questo, perché qua bene o male mini, vai avanti. Niente, non capisco. Vabbè, io posso far così e scendere qua, se, evitando gli spunzoni. Qua se io corro meglio. E qua cos'è che ho fatto così? Ok, andiamo. Ah, però è chiuso, però abbiamo la pressa. Abbiamo trovato subito l'uscita, si può dire, però infatti anch'io prima avevo fatto così. Oh, è lunga, qua. Questo è l'ultimo pezzo. Anche sto sprite è molto figo, secondo me. Modalità combattimento, ombrettone. Ah no, però lui. Sì, perché bello. Si crea questa situazione ilare un po'. Che tutti e due cadiamo. Dai, ok. No, via, via, veloce. Perfetto. Ah, ma poi è morto, mi ricordo si rigenerasse. Adios.
Poi questa marca, la Seta, avevo letto prima, aveva fatto un po' di robe tipo Project Silphid per Xbox 360, che era quello delle astronavi, tipo. Poi cos'è che era che si conosce? Sinceramente non mi ricordo, l'ho letto prima per curiosità. Comunque gli scenari all'aperto sono fighissimi, sono tipo sembrano foto renderizzate. Però sto boss è spettacolare. Shift. Sono due orangotango. Qui, come al solito, chi mena per primo mena due volte. No, devo stare molto attento. Non l'ho sempre, infatti non l'ho fatti alla prima volta. Riavviamo perché. Aia, oh, siete dei stronzi. Dai, perché non ha fatto la combo a tutte e due? Oggi me l'è andata benissimo, esatto, li colpivo sempre così. Adesso loro saltano over, esatto. Poi vi faccio vedere cosa succede quando muori, perché adesso ho riavviato. Comunque bellissimi sti scenari, dicevo. Ok, vita massima. Abbiamo preso solo uno scacchetto all'inizio. Vediamo cosa succede. Il nostro Kyle entra. E c'è la Nosferatu lì a osservare. Comunque i stage dovrebbero essere 6, non so se l'ho detto prima. Ecco, e qua è dove ero arrivato oggi. Oh! Ma come caspita ti permetti, bastardo? Qua c'è roba grossa, eh. Infatti mi sa che il mio quick save è proprio identico qua. Vediamo? Sì, è identico. Solo che ho meno cristalli. La vita è uguale, poi. Carichiamo quello giusto. Perché qua ci sono queste. Oh, ma vedi che non mi fa allora. Niente, non mi corre, non so perché. Oh, gliel'avremmo fatta. Oh. No, volevo provare, si trigger lo stesso. Scegliamo una via e prendiamo quella, perché adesso, ecco, appunto, è tutto blind. Guarda che trappolone che mi fanno. Cavolo, non puoi neanche fermarti. Cioè, vola pure il genio. Vabbè, proprio d'ignoranza così. E come faccio? Quando muori c'è la foto della cartolina che vedevamo nelle opzioni e poi comunque ti fa ricominciare lì, non è che. Però questo mi ha stupito perché. Come caspita fai a farlo fuori quello? No, neanche se ti abbassi. No, cioè che storia è successa, dai.
Mi ha fatto ricadere dove ero prima. Allora si devo aspettare che torna, perché Madonna quanto è complesso. Tanto non corre subito neanche a pagarlo. Ma perché mi fa sto saltino qui? Oddio, adesso un attimo vediamo come gestirla, perché tanto ci sarà un modo per sconfiggere sto bastardo. Ok, e io fino a qua ci sono arrivato. Non c'ho tantissima vita, però queste scenali non l'ho capito, c'erano dei segreti sicuramente. Schippiamo bellamente. Aia no. Noi ciccioni fantasmosi lì sono i più tremendi. Ho capito dove siamo. Adesso mi fa un salto. La scivolata che mi costerà caro. Ho capito, devo fare una scivolata però. Troppo difficult. Oh, c'ero quasi, ho capito. Dai, non l'ha fatta. Niente, ha deciso di non fare il doppio tocco. Mamma mia. Sbagliato. Ma perché non me lo fa? Oh, salviamo assolutamente. Ma tutto questo poi per prendere un bonus che manco forse. No, dimmi che si spinge, va là. Ciao. Perfetto. Nuova location. Qua cosa tocca fare? Una scivolata gigante.
ormai non siamo però delle scivolate. Ma così muoio, cioè il bastardo. Se io faccio yes, dove mi fa ricominciare? Da qua, ma... Ah no, proprio dal livello totale, mamma mia. Non vogliamo essere... Ah, allora. Non è un buon inizio. Io questo devo trovare un modo per sconfiggerlo, perché altrimenti... No, allora innanzitutto conviene sta qua su e non fa, a volte quando mi fa il doppio tocco mi fa imbestialire. Faticaccia come andà sto Cristiano. No, riavvio perché almeno c'ho più tempo. Niente, non so come sconfiggerlo, perché dopo devo stare abbastanza con calma. Forse desciando, perché dopo... Sì, ciao. Voglio salvo, zitti tutti, zitti tutti. Ah, poi c'è il nostro amico. No, ma qui come faccio, scusami? Fortuna che ho salvato, guarda. Questo è proprio in extremis. Questa la devo fare con un tempismo. Mi dà una capocciata. No, una capocciata, una chiave inglese nella face. Proprio vite al limite qua. Ah, tranciato come un suino. Niente, ci arriva con l'allungo il bastardo. Non ce la faccio, non ce la faccio. Io direi di far così. Facciamo il quick save del quick save. Praticamente io vado così. Thank you.
quanto mi dà fastidio quando non fa il doppio tocco, eh. Hello motherfuckers. E niente. No, questa stavolta. Dai, ti prego. Allora, se non ci fosse, che devo fare una terza scivolata. Cioè, Master of Scivolate è il terzo livello. Ma la fortuna che non ho fatto il quick save, perché lo stavo per fare. Che poi lui non è tanto forte, è un tizio qualunque. Hai visto che manovre che può fare? Tipo, però... non mi convince troppo. Tranciato come un suino. Pensavo che con il genio lì fosse... avremmo visto tutto, invece. Mamma mia, ho insistito. Quindi botte più dash. Allora, adesso calmi, eh. Penso che un pezzo così rompiballe non ci sia dopo. Niente di eccezionale. Dammi un po' di vita, per favore. Quella che si allunga, però. Niente, siamo a 8 cristalli. Non si sa cosa servano questi qua. Ho attivato qualcosa. No, aspetta, questo si spinge. Vabbè che è inutile, perché io potevo... Ah, il tempo, che scusa. Oh, oddio, ho capito. Ma dai. Ah, c'è un enigma quindi. Possiamo fare tranquillamente. Ah, quindi uno, no, sto come facevo prima. Certo, voglio provare un'ultima volta la versione sbagliata. Io premo e faccio basta. No, non devo fare per forza così, ok. Se io premo una volta e basta. No, solo due volte, ok. Allora ho capito. Basta fare così. Io arrivo da di qua. Mi spacco la testa. No, entra di qua. Oh, mamma mia. Adesso sicuramente location fuori. No, ancora. No, ti prego. Dimmi che mi fa ricominciare da qui. Ma è lo stesso. Ah, cazzarola, ho sbagliato. Sì, dovrebbe essere lì. Ma io adesso mi sa che se muoio riprendo da lì. E rifacciamo l'enigma. Molto difficile questo enigma. Ok. Poi bisogna girarsi.
Così mi si piglia una pagaiata. Ma cavoli, ma questi sono invincibili, sti maledetti. Se io continuo mi fai cominciare da qui con zero cristalli però, quindi non si sa cosa servono. Ok, ho aperto qui, andiamo qui. Beh, finché ci sono... Oh, time. Perfetto. Scendiamo qui? Ma sì. No, mi devo buttare proprio. Poi capirai, no, genio più quello, no. Se io tornassi tipo in... Ecco, appunto. No, perché mi è andato? Non so, ero sovrappensivo. Skippiamo bellamente quella parte. Oh, Optimus. Attenzione. Ah, ma se tu smugini ancora può essere che c'erano altri oggetti. Ficus. Di sotto c'è il ciccione, non ci andiamo. Peligroso al massimo. No, fa un impatto globale anche se... Guarda che però, come la scivolata di Splatterhouse, almeno quella è più facile, giuro, è più facile fare quella di Splatterhouse che questa. No, i bastardoni ci sono. Non ci sono i bastardoni, non te lo dice il gioco. E basta fare così. Noi adesso salviamo così, doppio tocco. Ah, non l'avevo previsto. Vabbè. No, perché non mi è andato giù? Bellissima sta morte, proprio il top del top è successo. Però con il calcio volante possiamo stoppare il maledetto. Quindi calcio volante più una combo lo mettiamo fuori gioco. Mi sembra tranquillo, boh. Guarda. Cioè non si può colpire. Boh, non lo so. Dai! Maledetto. Come siete pignoli con questi sprites. Allora, e scendiamo. Con molta calma, molto molto bene. Molto molto bene. Guarda, l'infamone c'era. E come si gioca senza l'infamone? Devo fare con la corsa.
No, tutto di fila. È pieno di infamous. Allora. Sì, bello, molto molto bello. Oh. E adesso? Wow, non si vedeva. Sono andato a culo, perché se mi passate questo termine. Dai, boss, per favore, location all'esterno. No, non ancora, ce la vogliono far sudare sto terzo livello è tignoso, è pieno di gente malata. Guarda, è che lo so. Guarda quanta roba c'è. Cadè? Fortuna che sono andata a legge che c'è anche il long jump, se no. Ah, tutta la vita, perfetto. Dai, non mi fa il doppio tocco, allora. Sono quasi full vita, 8 cristalli, forse cambia il finale, non lo so. L'unica cosa che so è che faccio adios. Bon voyage. Dai, qua ci vedo un posto, c'è la libreria, una te pareva. E sto così. Ecco, te pareva. No, no. Christus. Via. Capirai il poltergeist. Come ho capito, devi premere quando sono attivi. No, grazie, non c'ho l'abbonamento. Ok. Arriviamoci con almeno 2 tacche di vita. Mamma mia, perché sei invulnerabile quando fai ste azioni. Bene, 2 tacche di vita sufficienti, me ne fa bastare. Ok, quanto so belle le location esterne, oh. Chi è il boss? Stavolta è tutto blind run, cioè da questo livello in poi io non so niente. No, il bastard. Va? Ma non sei tu? No, no! Ti prego. No, ti prego. Forse c'è. Ok, lui non si può essere aggressivo. No, forse ho capito. No, non ho capito. Ma no! Adesso capiamo bene giocando. No. Lui ti agguanta, no? Vabbè. Yeah.
Cioè, ok, finché non schiacci, lui ti uccide. Ma dai. Sì, ma come si fa? Ah, con su calcio. Su attacco. No, non è vero. Ma, boh, schiacciando tutti i tanti. Ma che roba. No, questo è incredibile, sto boss. Allora, ho un'idea. No. È un grappler. Oh. No, no. Ma non gli ho inflitto niente. Sono un po' in difficoltà. Allora, questo Landhouse non si sa come si fa. No, pensavo di essere stato graziato. C'ha 8 vite fondamentalmente. Allora, ce l'avamo fatta. Io direi che quando scopriamo. No, quando fa così bene o male. Fa la presa. Oh. Prima c'è stata una run fortunella, allora perché... No, lui fa così, niente. Niente. Ok. Adesso tocca a fa così. Questa la salvo. Non ha che gameplay sto gioco. Dai dai, siamo agli sgoccioli. Come on. Questa è la bella, schivate. Questa è la tecnica. Questa è... Come on, freak. Dai.
Perfetto. Sì. Stage 3. Oh, cazzarola. No, l'infamata. Cos'è l'uomo Flea, tipo? Incredibile, cos'è successo? Infatti ho detto, ma perché non parte? Vabbè che se fosse... avessi giocato da solo me ne sarei accorto, eh. Mamma mia, full vita. Ah, questa è una bella run. Peccato anche oggi non c'è nessuno. Oh, bello. Cosa succede? Bello, bello, bello. Dicevo che non c'è molta varietà nei livelli. Perché, esatto, vedi, sì, si torna allo sprite, agli asset del primo dungeon, diciamo. Ma questo l'avevo visto per caso quando... oh, stavo guardando, ho cliccato più avanti nel video del long play. Altro e non ci sarà altro. Fortuna che volevo finire per le 8. Vabbè. Osteria, che saltone. Vabbè, visto che tanto abbiamo il quick save, voglio vedere cosa c'è qua. La morte, perfetto. Simpatici. Comunque sto guardando sulla live, voi vedete dei bei colori super nitidi. Dai, stai insieme in famone. Allora, su, shift. No, io voglio salvare questa gente. Quindi qua, dove porta, dove Nosferatu porta le sue vittime. E questo è uno sprite potentissimo, sai. Infatti fa anche la combo. Con un tocco di vita vediamo dove arriviamo, ma... va là, un po' di vita, perfetto. Però bello, perché io... queste blind run sono carine, perché... adesso cosa faccio? Perché
Io non dovrei aver fretta, ma infatti non ce l'ho, perché tanto salto la cena, non c'è niente per cena da mangiare. Volevo partire un po' prima, ma ho preferito un attimino riposare. Allora, io però lo voglio prendere quello. Come si fa? Devo arrivare laggiù. Ma come vuoi? No, c'era la morte, no, era per capire. Pensa andà tentativi col gioco base, mamma mia. Qua quick save, no, fondamentali, essenziali per portare il long play e capire un po' di lore. No, volevo vedere una cosa, mi ricorda Kadash sto pezzo, l'ultimo pezzo di Kadash. Ma vai in mono, guarda. Sì, di male in peggio. Tipo questo, com'è che si... No, sai cosa faccio io adesso? Vado in modalità combat. Poi per disattivare la modalità combat, in verità, basta andare... cliccare su. Ok, no, invece ci ho quasi guadagnato. Io voglio andare qui, non dal Beholder. The High of the Beholder. Allora, vediamo cosa c'è qua. Perfetto, siamo andati ufficialmente avanti. Questa c'ha qualche gabola strana, no? C'hanno i miei prefe. Vabbè, questo long play, perché dura 50 minuti il gioco, però siamo stati un po' a zonzo, secondo me. Sapevo che... Tanto mi fate i dispetti sempre. Oh, già boss, che roba è? C'è una... È l'infamata, sarà... Bello sto scenario, veramente bello. Però sono contento che già siamo al boss. Non si sa come si batte. Ma dai! Cioè non posso colpi basso e tu mi fai un colpo basso. Vabbè, ce lo studiamo bene adesso. Facciamo continuo, ma dopo mi togli i cristalli, vero? Ma perché non mi si muove il pupetto? Ah, non posso tornare, sono in modalità per combat. Vabbè. Sono nella modalità combat per forza, ragioniamo. Vado, sinceramente... Attenzione! Basta non farsi fa questo.
No, molto difficile, perché... Christus. Perché dopo lancia le testine di cazzo. E come facciamo? Come facciamo? Mamma mia, sto facendo. Niente, non te ce fa avvicinare, mi dà un fastidio, guarda. Quasi. Si possono neanche schivare sul posto, forse sì, zitti. Perché quella è alta, doppia alta. Ma dopo lui non riesco a ingaggiare con lui di nuovo. Dopo non riesco ad avvicinarmi, capito qual è la faccenda. Lo spero che sono tutte alte. Però forte sta cavo. Devo sperare che sono tutte alte, capito? Quindi così. No, già ho perso. E ne posso tankare massimo 3. Una, due. Ah, la terza era bassa. Perché a volte sbuca fuori anche dopo due. Chissà se posso saltare mentre fa vedere. No, o è su o è giù. No, devo stare. È proprio con un tempismo specifico. Io penso che, adesso per dire, facciamo che continuo per dire, no? A piena vita io penso che c'ho molte più possibilità. Perché io dopo faccio così. Ah, ho sbagliato, vedi, dopo due. Ah. Basse. Perché o me ne fa due.
2 hours later. Allora, dai. No. Prima è riuscito fino a metà vita con questa tecnica, però devo comunque prevederle, perché sennò non è così efficace. Sì, poi vedi, se sei troppo lontano ti fa la gabolina, cioè ti dà la capocciata. Quindi secondo me il top è così. No, saltato, però vedi, adesso che ho fatto tutto bene, non c'hai il tempo di reazione per fargli la combo. Ma caspiterina, però, che boss è? Vedi, poi dopo ti fa questo. Non lo so, è un po'. Ma dai, stavolta neanche. No, sto pensando. Come si fa? Se io tipo faccio, no, perché col metodo più efficace, vedete, ne posso tankare fino a 3. E vedi, non fa in tempo. Però fa la piena vita. Ma pare che c'ha più via, forse. I cristalli mi danno la potenza, non penso. Quasi che sono tentato di vedere tipo Nosfera.
per la prima volta boss 4 se c'è un trick tipo. Perché è veramente tosto. E di lui fa. Fa come mi. Niente, fa uguale. Fa uguale a me, schiva lì al momento. Però lui c'ha il tempismo giusto, non so perché. Cioè lui gli va bene. Cioè fa uguale. L'ho sbagliato. E così si fa, tanto c'è poco da fare. Ma no, 2-3. Proprio perché non faccio in tempo a recuperare le botte, devo stare proprio più vicino ancora. No, ce n'è. Uno, due. Non so cosa facciamo. Facciamo un quick save per ogni storia qua. Oh, vedi che non c'ho tempo di reaction, porca miseria, ma non è giusto però. Vedi? Tanto il primo è sempre due bassi e tre alti. Ciao. Come fuggita una ciabatta. No, vedi, mi colpisce. Sul 2 lo metto. È basso, il prossimo è basso. Due bassi. Due bassi. Uno. No. Quindi un po' più in ritardo. Vedi, però non c'ho il tempo di reaction. Porca madosca impestata. Ma perché? Ma tanto il gioco non è possibile. Tanto l'ho schivato. Allora. No, tanto ho capito come si batte. Non è che c'è bisogno di volevo dire. Ok, salvataggio giusto. Ok, riattivo un attimo la chat che mi è partita. Ok. Neanche col, capito? Con il pugno fuori, cioè nel senso. Forse devo stare più vicino ancora, tipo così. No, ma dopo non riesco a saltare. Perché dopo ci sono due alti, guarda. Uno, vabbè. Poi due alti, no? Thank you.
capito, cioè ho capito. Non ho capito, ma... quasi che... qua mi faccio prendere. Poi ci sono... no, ho sbagliato. I due alti. No, proprio subito, devo quasi fare... capito, lui deve perdere tempo a cambiare direzione. Adesso ci sono i due alti. Uno, due. Ho capito, cambio direzione. Va bene, ho capito, ho capito. Cambio direzione. Oh, ma tanto non l'ha colpito. Ok, cambio di direzione, due alti, uno, perfetto. Adesso cosa ce n'è? Basso, alto, basso. Basso, alto, basso. No, però lo voglio fare bene, perché tanto... Madonna, che complessità. Poi vabbè, cambio di direzione e abbiamo un basso, basso, un doppio basso semplicemente. Perché lui fa perde tempo a cambiare direzione. Perde tempo a cambiare. Perché in verità... cos'è che volevo dire? Vabbè, adesso faccio. Basso, basso. Mamma mia, sto boss è stata tostissima. Chi è che vinceva così in questa posa? E' bello che mi ma... devo... le blind run, insomma, devo stare molto attento perché si sono imprevisti così, però comunque vabbè, ho cercato velocemente mentre giocavo, però... alla fine, come dicevo io, bastava far su così... No, cioè... preferisco cadere, guarda. No. Allora. Anche perché, ok, un conto devo fare una sfida, ma è solo per un long play insieme. Quindi ci sta. Mamma mia, che torre.
non benissimo. Ok, guarda quanti pericoli. Però è bello sto livello. Manz, ve lo dire io. Insta kill. Fammi pensare. Se prima non ce l'ho fatta, devo fare un doppio. No. Dove avevo salvato? Qua, no? È una manovra troppo elaborata. Se io andassi qui, tipo, ok, top. Mamma mia, oh che cattiva. Oh, ma era palese che sarebbe successo, però. Però quello che non capisco perché non mi è. Comunque sto vedendo che la live dura tipo un. Su! Mamma mia. 1 ora e 20, stiamo sforando praticamente. Forse c'ha 5 livelli. Adesso io non l'ho vista la mappa, sinceramente. No, cerchiamo di non fare i grezzi, eh. Non famo i grezzi. Perché? No, troppo forte lui. Ma dai, cazzarola. Dai. Shift di salvataggio. Madonna, questo è tremendo proprio. Cioè, come arrivi subito. Thank you.
Via, 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 via. Oh, ma... Tanto so qualcosa. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Che è successo? Sì, perché sono proprio tosti, allora. Ho perso cristallo, l'ho riguadagnato. Sto arrivando troppo velocemente per i miei gusti. Qua è da super pro, fa la scivolata. Forse... Ah no, forse ci devo arrivare, perché sennò veramente troppo farla da così poco. No, non ho capito. Non ho capito. Volte farmi bastone da questo, allora. Oh, non mi fa il doppio tocco, per favore. Oh. Palese che devo andare di là, però. E come faccio? No. Anche se io riuscissi ad andare dall'altra parte, non potrei arrampicarmi. Provo a morire per vedere una cosa. Tanto da qua dopo riavvio, tipo adesso. Però boh, no, è per forza qui. Non lo so. Perché questo ormai è fisso così. Non posso tornare indietro. Controllo una robetta, perché sennò... Thank you.
sì, l'ho fatta complicatissima, pensavo a scrivere long play. Siamo un bel pezzo. Tipo lui c'ha mille vite. No, veramente, perché non so. No, poi non riesco a trovare sto pezzo, sinceramente. Di lì so che si può andare, perché è aperto, cioè, in qualche modo. Però, boh. Noi da quant'è che l'abbiamo cominciato? Da un pochetto. Ti giuro, non c'ho l'idea. Esatto, lui tipo in verità passa da un'altra parte, però dopo che va qui, cosa fa, la doppia scivolata qui? No, va qua. No, non ho capito. No, non ci credo. Cioè tu da qui fa così, no? Non ci credo neanche, guarda. Quindi, cioè, boh, non lo so, io non ci sarei mai arrivato, sinceramente. Fai il long jump, boh. Dovremmo arrivare. Però mi intriga arrivare lì a prendere il bonus della motosega. Abbiamo fatto molto molto bene. Questo è incredibile, però, veramente. Vabbè che oggi non abbiamo troppo tempo e ci sta andarlo a vedere, però chissà se smuginando ci sei arrivato, boh, boh. Non lo so. Per forza di sopra tocca andare, ma pareva chiuso. Ma vai. Questi cristallini, ma noi siamo quasi pacifici in questo gioco. Perfetto. Thank you.
schiacciare subito su perché sei invincibile. Qua cosa devo fare? Salti mortali. Vabbè, vabbè, qua sono invincibile, quindi basterà far così. Molto pericoloso. Ah, infatti ho detto, qua ci stava uno che crolla, infatti ce l'hanno messo. Oh, ma sei forte. Tavolini me lanciano, ma che cazzarola c'avete? Qua c'avete intera zocca. Non si riesce a fare il long jump, no, quindi andiamo di qua. Tutto c'era. Oh, ma no, sto pompando manetta, c'ho vita al massimo. Ma aspettavo l'infamone invece. Comunque, rigiocandoci a questa età, mi ha molto deluso questo gioco. Cioè, è molto figo, ma pensavo, madonna, troppa vita ho perso. Pensavo di c'erano livelli molto più belli più avanti. No, tolgono troppo, veramente. Niente, vince lui con la mazza. Ah, giusto, infatti bastava, volevo far così io. Allora, lo fa così. Ma scusa, ho vinto sempre io il contrasto. Allora, madonna, oggi è molto pesante, sono le 9, quasi le 9, madonna. Sedia, ma certo. No, ma la sedia implica una scivolata. Sì.
anche qua è una scivolata, perfetto, basta dirlo. Questi sono gli innocui, perché non mi hanno mai fatto niente i cagnolini slime, eh. Oh, non mi sono accorto, c'ho 30 secondi. Ma tanto non ho perso tempo mai. Perfetto, scenario fuori, boss a piena vita. Oh fuck, bellissimo. Protocollo è chiaro, rocchetto punch. E vabbè, l'ultimo me lo fai basso. Ah no, lo decide al momento, quindi... Siamo... Buon, lo sapevo che avrebbe fatto quello. Ma non me lo schiva, perché è un infame. È un infame. Bella lì.
Riusciamo ad arrivare all'ultimo stage. Oh, finalmente. Vediamo la cutscene. Erin ci aspetta. Allora, è stato un parto sto long play. Però dai, ci siamo divertiti. Abbiamo visto boss assurdi. Nosferatu che lurca nell'ombra. Final stage. Perfetto. Però guarda, è proprio bella anche la mappetta. Mi dispiace solo che i livelli hanno la skin tutta uguale. Tipo questa. Oh. Per di questa è un po' più di... guarda, l'ultimo livello è un po' più diverso, ma comunque sempre sulla stessa linea, insomma. Guarda, lo sapevo che c'era l'infamata. Quindi? A me. No, troppo infame, io devo capire. Vedi, no, ma non c'è una soluzione. Bene, sempre meglio che... perdere chissà quanto. Allora, più di così questo non si spinge, vero? Eh no, devo farla scivolare. Faccio allora. Ah no, potevo spingerlo ancora un po'. Mamma mia. La Madonna, eccola. Madonna, è tutto un dispetto sto gioco. L'infamone. Anche la Madonna ci avversa. Facciamo bastare. Mamma mia, ho pieno di pericoli il castello di Nosferatu. Secondo me c'è un trick. Se io vado di qua. Ah, hai capito. Oh, addirittura. Skippiamo bellamente. Se pareva che uno è fake. Ma... no, devo salvare, vedi, sono uno stolto, va bene. Vabbè, salvo qui e apro il... qual è il primo? Vediamo. Gli altri sono per forza fake. Ah, non l'avevo visto, pensavo.
Dai, ma cos'è sta infamata? Basta andare tranquilli. Tipo non... Ah, c'era anche... Qua c'è un sacco di variabili. Se andassi tipo qua... Molto simpa. Mamma mia, qua già vedo, la vedo male. Ecco, infatti. Ah no, devo andarci di sale. Ok. Il calcio famoso che lo sconfigge non si può fare. Ma lì c'è la morte, certo. Però questo livello mi piace perché è ben strutturato. No, posso farlo anche fino proprio all'ultimo. No, lui si ferma. Oh, non riesco. Questo è uno dei miei talloni. No, volevo vedere una cosa. Ma quelli sono i produttori, secondo me, i creatori del gioco. Vabbè. No, secondo me si può fare di meglio col il ciccio bastardo. Ho un'idea, ho una idea. Non era questa l'idea. Oh, ma tanto sta forte. Siccome tanto uno lo subisco per forza. Tanto lui è obbligatorio. Doppio calcio addirittura. Non tentiamo la sorte. Ho sbagliato. No, ma scusa. No, ma scusa.
sinceramente vado qui. Non mi interessa. Ma di là poi c'è il bonus che ho già preso, forse. Quindi andiamo a go go. Sono le 9, non ci credo. Pensavo di risolverla in 50 minuti, ma è una blind run, quindi. C'è la Madonna, no, qua c'è tutto. C'è tutto il Cristo Redentore. C'ho due tutta lei. No, voglio fa bene sto bene. Ma perché non rimane giù però? Cioè la Madonna è impenetrabile. Ma invece no, la Madonna, attenzione. La schivata della Madonna. Impestata. Arkham. Si può dire, sì. Impestata non è, non intendevo la Vergine Maria, Lui c'ha sto riflesso che è un po' strano, potevano fare di un altro colore perché non è che me... lo stesso colore della pelle, magari. Questi che sono arcieri. Oh, infame? Full vita, dai. Secondo me non c'è rimasto. Ecco appunto, l'ho visto, solo che... Dai, dai. Oh. Dai, dai. Questi sì, zombie del Kung Fu, so. No, non ce la posso fare, sono stanchissimo. Però lei lo finiamo, lo finiamo. Cascasse il mondo. Questa è una bella serata. Anche finisse alle 10. Intercettato da... Ma non mi scassare. Non... Se avessi un po' di più di controllo... Tiger, me. Sai cosa? Li uccido. No, non è vero. No, non mi piace come è andata, sinceramente, troppa vita. Oh, ma tanto sono impestati, veramente.
No, troppo, troppo, voglio far... Qui è la scivolata più corta, anche prima è successo. Allora, devo aderire un po' al terreno. Ah, troppo difficile. È aderente al massimo, sì. Oh, perché non fa... Oh... Fa male la mano, veramente. Perfetto. Salviamo sul secondario perché c'ho poca vita e non mi fido per niente. A meno che qua non troviamo della vita. Voilà. Un po' di vita. Ma io posso salvare anche sul primario, dai. C'ho due tacche, me ne faccio bastare. A meno che il boss finale non sia incredibile. Ok, qua si muore, perfetto. Ma qua da dove vengo, giusto? Beh, no, allora niente. No, volevo dire... Ah, sì, ho sbagliato. Perché comunque sarei dovuto tornare qui. Vabbè, però almeno ci siamo riforniti di cose. Mi fa male la mano. Là che siamo all'ultimo livello. Via, 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 via. Allora, ok. No. Due tacche me ne fa... No, ci sono gli infamoni, quindi... No! Dai, 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 dai. Ma perché non mi salta? Dai, lui l'avevo fatto. No, damage, Christus. Allora facciamo così. Facciamolo così. Ok. No. Oh, ma perché non mi fa il doppio tocco allora? Ah.
Perfetto. Qua c'è la Madonna. La Madonna è potentissima. Ecco. Ma neanche la scivolata. Io prima l'ho fatta no damage a culo praticamente. Una roba incredibile. No, lo stavo aspettando, visto che ormai è la sfiga. No, lui è proprio un infamone, cazzarola. Ci vuole il doppio calcio. Scusami. Perché sono tornato qui? No, ci deve essere qualcosa. Niente, sono tornato qui perché... c'erano quelli e tanto dov'era il video se mi fanno tornare qua. Mamma mia che rabbia. Dove è? Qua torno indietro. Indietro mi sono perso. Qui non penso che devo tornare.
sono perso. Eh sì, devo andare lì. Ma dai, non era a range. No, era giusto lì. No, ho sbagliato, scusa. Era giusto lì, però non capisco. Sono un passo dalla soluzione. Ah, mi sdraio un attimo. Così, ah. Infamata, che comunque non c'è modo di schivare quella freccia. Beh, io con un'attacca me la cavo. No, volevo dire un tempismo giusto per schippare tutto. Modo. Ma tanta cazzarola. Allora, almeno c'ho un po' di vita in più. Adesso si va tutto a sinistra, in teoria. Lo sapevo, ma volevo vedere.
dai, ma così veloce. Volevo dire una cosa. E te pareva. Hai infame. Tanto la hitbox lo prende lo stesso. In 30 secondi, in 50 secondi. Ma perché c'è la hitbox che lo ferma così? Per favore. Poi c'è il Kung Fu Master. Hai infame, oh. Speriamo che sudata sto pezzo, ti prego. Mm.
Tanto se non c'ho il tempo è inutile. Sai che ti dico? Che rottura di scatoline. Tanto a volte non gli pende la... capire. E poi manco questa è la soluzione giusta, perché dopo qui finisce qua la cosa. Madonna, che infamata è però. Adesso che so forse dove devo andare. Perché comunque è lungo da esplorare. Madò, che antipatici questi, oh. No, no, faccio come prima. Questo ci avevo messo un po'. No, non m'ha fatto. Scusa, però caspita, fa venire nervoso un attimo. Non m'ha fatto il doppio tocco.
Allora, colpisco questo. Io prima non sono andato in quella direzione perché... Allora... Ah, sono in modalità sfigato. No, ho sbagliato, devo salire quando... E qua siamo di nuovo qui, capito? Io ho fatto tutto un giro dell'oca per prendere i potenziamenti. No, prendiamolo questo, dai. Ci abbiamo 300 secondi, che sono 5 minuti. Fantastic. No, non prendiamo... No, magari c'è qualcosa di più, dai. Che guadagno. Dai, 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 che ci siamo. Meglio. Ma perché non me ne fa quello giù? Siamo già qui, siamo già qui, che culo che sono riuscito a recuperare la situation. Qua ero poco fa qui, perfetto. Cristo. Troppo presto. Ti massacro. Tanto finché non è precisamente...
non è possibile che questo sprite tolga tutta la vita. Finito la batteria, devo andare via, porca miseria, che questa è una live proprio malsana. Bravo. E guarda un po' dove siamo dal nostro amico prete. No, infatti non è la guida, la combinazione giusta. Ho preso un colpo. Visto che abbiamo un po' di tempo, voglio capire un attimo. C'era il tempo comunque per dire, però tanto chi lo poteva, come facevi a fare tutto? Dai, dai, dai. Qua c'è il top, la creme dei miei sprite preferiti. Se ci fosse il potenziamento segreto, non voglio sapere. Ma va là che si può fare. Ah, qua di cadere per forza. Per fare la doppia scivolata con tempismo. Tremendous. La doppia scivolata con tempismo. Ah no, basta far così, dai. Tocco però da di schiacciare tutte le volte possibile destra, perché una volta fa il turnaround 360 180.
Dobbiamo andare giù prima che ci segano. Tanto lui è friendly. Quante volte devo schiacciare a destra? Troppe. Un attimo. Questo non mi fa niente. Mancherà molto alla fine di questa agonia. Il cellulare è andato. Perfetto. Boss final sicuro. Non possiamo neanche vedere come si fa. Mi piace questa tattica. Vabbè, lui è un vampiro, ma è ovvio che... Forse i cristalli determinavano la potenza, però... Perfetto. Boh, io nel dubbio un colpo gliel'ho dato. Anche qua un po' di colpi li abbiamo dati. Ho capito tutto. No. Che se lui si rialza fa un uppercut. Dai, prima me l'ha fatto bene. Ma perché? Porca fischia.
Niente, vabbè. Tutta la vita. Bene, bene. Togliete i tac questa storia. No, troppo rischioso, troppo rischioso. Troppo rischioso. Dai, era un bel colpo. No, niente, lui ti intercetta, fa come cazzo gli pare. Ma non puoi fare stick juggle, porca puttana. No, non me l'accollo, mi dispiace, non me l'accollo. Devo essere in vantaggio io. Oh, è tremendo. Niente, non se la fa, eh. Tanto un danno te lo devo fare. Bravissimo. Ho molta paura di ciò. Va bene, me la collo questa, va bene. Me la collo. Trasformati in quello che ti pare, sei già a metà vita. Sono morto perché togli una vita e mezza. Mi spiace, non si può. Non si può. Dipende, perché se fa quella mossa di merda. Fa il magheggio, no, il magheggio non ci soddisfa. Thank you.
è patta. Ho detto che è patta. Niente, oh. Non mi vuoi dare soddisfazione. Ti giuro testarozzo, dice. Non più magheggio, non sta bene. Io mi sento come lui adesso. Sta live è stata incredibile, madonna. Poi ho continuato solo una volta, quindi ho perso i cristalli, ma penso che sia uguale. Bello. Belli sprite renderizzati. The battle is finished, finalmente. Poi mi vesto e parto, perché io stasera devo andare via. Lo sperato is gone. Is evil banished. As day begins to break. E che bello, Sunset Rider. No, questa stavolta è Sunrise Rider, perché è stato ecco, Koga Igarashi. In realtà non è quello di Castlevania, le iniziali sono simili, perché anch'io stavo leggendo e ho detto come Igarashi Koga, che invece lui è Koto Igarashi, è un altro Koto, mi pare, insomma non è lo stesso di Castlevania o Castlevania in italiano. Bello il tramonto, mi piace con il solito sfumatura scacchiera. Guarda, a parte certi punti che mi ha preso un po', vabbè, no, il nervoso per finta, però era tostarello sì. Poi vabbè, oggi avevo anche poco tempo, pensavo dai, non sferato, 50 minuti, Spooktober, anche perché poi ci mancano le ultime tre puntate con Wild Guns, Ninja Warriors Again e la Blind Run forse di Clock Tower, però quella, se già questo ho avuto così difficoltà, Clock Tower già dura 3 ore, non so, o dura tutto il pomeriggio. Non so, ci pensiamo, magari per il prossimo anno me lo faccio e non lo faccio in Blind Run. Prodotto e sviluppato da Seta, perché sia produttore che sviluppatore, che studio, software house. Quindi Kyle e Erin, se non sbaglio, arrivano alla fine, perfetto. Sono stanchissimo, madonna. Devo fare quelle scivolate lì al ci vuole un input veramente preciso. Poi lì mi ha preso un po' lo sconforto quando mi era finito il tempo, ho detto no, e cosa succederà? Poi penso che se avessi avuto tutti i cristalli magari infliggevo anche di più. Ma io proprio con questa schermata, anzi no, schippo sempre perché magari c'è una schermata bella, no, ricomincia semplicemente da capo. Mamma mia. Voglio... Qua schippiamo. E con la scritta Nosferatu in pausa ci lasciamo qui. Veramente devo fuggire. Ci vediamo, madonna, 3 ore contro 50 minuti del gioco normale. Ci lasciamo con questa puntatona di Spooktober SNES, che è una variante di October SNES. E grazie per chi c'è stato, cioè nessuno. Per chi c'è non c'è nessuno, e chi ci sarà speriamo di che lo recuperiate sull'omonimo canale YouTube. Buona, ci vediamo la prossima volta. Buon con le ultime puntate. Ciao ciao.